E la Colombia, ragazzi, la Colombia fa 3 punti d'oro contro la Polonia. A parte che l'allenatore della Colombia pare Gasperini. Comunque mi viene veramente una grandissima tristezza a guardare i giocatori della... A parte, ragazzi, io penso di essere veramente una persona troppo buona. Devo cambiare, cazzo. Cioè, nel senso, guardo i giocatori della Polonia piangere, mi veniva una tristezza dentro che la Polonia è eliminata. Ma giustamente. Però mi sarebbe venuta questa tristezza anche se avessi visto i piangere della Colombia, del Giappone, del Senegal. Alla fine qualcuno deve uscire, qualcuno deve essere eliminato. Sta cosa me la devo mettere in testa. Noi già abbiamo pianto tanto tempo fa, ragazzi. Non ci siamo nemmeno in questo mondiale. Comunque, Polonia che non è ben amalgamata. Polonia che non gira, Polonia che non fa squadra. Ogni volta imbucavano come se nulla fosse. Il gol di Cuadrado, ragazzi, è una rappresentazione palese di una disorganizzazione difensiva, secondo me, a mio modo di vedere, veramente inaudita. C'è cioè, un pallone lì è raso terra a tagliare con una difesa che viene fatta post centrocampo con un giocatore come Cuadrado, che, ragazzi, lì negli inserimenti è andato a nozze. Cuadrado ha detto: ma davvero mi hanno lasciato un buco di qua e un buco di là? Allora quasi quasi io entro lì e spacco tutto. È una cosa che secondo me non si può vedere. Poi è vero che magari Szczęsny non è stato perfetto in questa partita, però è anche vero che poi i gol gli arrivavano sempre uno contro uno, quindi poco ci poteva fare. Diciamo anche, ragazzi, che secondo me forse la Polonia andava gestita come squadra in modo leggermente diverso, leggermente diverso. Ho perso la schedina stasera, mi ero fatto una bella giocata, a dir la verità. Mi ero fatto una bella giocata, avevo giocato l'1 dell'Inghilterra preso, il l'X del Senegal preso e poi l'X stasera invece in realtà questa non l'ho presa. Fra l'altro do sempre i pronostici sulla pagina Instagram, quindi seguitemi e soprattutto tra poco usciranno anche aggiornamenti importanti, video su Instagram TV, quindi io vi invito come sempre a non perderli perché magari i colpi di mercato ne parlerò lì, tipo i colpi un pochino un po' più scrausi, invece di portarli sul canale ne parlerò lì. Comunque, parlando di questa partita, ragazzi, io non ho mai visto la Polonia in palla e penso che sinceramente squadre magari come il Giappone o come il Senegal meritino di più la qualificazione rispetto alla Polonia, ma forse rispetto anche alla Colombia. Certo è che poi ovviamente settimana prossima sapremo la verità, il Giappone dovrà giocare con la Polonia, quindi per me un pezzo di qualificazione già ce l'ho acquisito. Ovviamente poi bisogna dimostrare sul campo ciò che si vale. D'altra parte, invece, la Colombia dovrà affrontare sto perdendo la Colombia, dovrà affrontare il Senegal e lì, ragazzi, si deciderà tutto. Io, ragazzi, a parte qualcuno oggi poi non capisco, c'è sempre chi deve rompere i coglioni. Io me lo dico, c'è sempre chi deve rompere i coglioni. Oggi ho fatto il video, no? E ovviamente qualcuno sotto a rompere le scatole c'è sempre. Oggi uno si lamentava, un paio si lamentavano del titolo, no? Perché magari io faccio tipo questo video, si chiamerà Devo diventare più cattivo. Perché? Perché nel video parlo di una cosa in particolare della partita che è vero, devo diventare più cattivo. No! Clickbait! Ma scusate, ragazzi, ma allora di che cosa volete che scrivi? Io al prossimo video scrivo: domani che ne so, c'è una partita? Non so, mi vedo, dico due squadre, non mi ricordo il prezzo, non dico due squadre che non ci stanno al mondiale. Mi vedo Trinidad Tobago Olanda, vince Olanda 0-1 con gol di Van Persie? E il titolo metto: il mio post partita al gol di Van Persie dopo la vittoria dell'Olanda contro il Trinidad and Tobago di testa. Bravo! Punto esclamativo. È normale che io metta un titolo corto, breve, che comunque sia abbastanza buono per il video, ma che sia reale. Cioè, non mi pare mai che voi avete aperto un video nel quale io dica, che ne so, sono euforico, invece mi vedete lì oppure incazzato, sfogo, eppure non è vero, sto lì tranquillo, chiacchiero, ragazzi, non c'è nessun problema. No, perché le cazzate non le dico. Cioè, è normale che io faccia un titolo corto e accattivante, anche perché sennò che cazzo faccio, che cazzo li faccio a fare i video su YouTube per mettere il titolo come articolo? A sto punto faccio gli articoli, mi apro un sito e faccio gli articoli, non si può mettere sei righe di titolo. Cioè, mi pare anche abbastanza ovvio. Comunque mi dispiace, raga, mi dispiace per la Polonia, mi dispiace per la Polonia, sono contento per la Colombia, anche se però io in questo girone tifo Giappone. Per il Giappone è quasi fatta, qualcuno ci ha detto sì, ma non puoi, sei italiano, non puoi tifare il Giappone, ma perché? Non c'è il Giappone. Cioè io nel prossimo Europa League noi non ci saremo, almeno che non arriviamo terzi, però all'inizio non ci saremo, qualora non ci dovessimo essere io mi sceglierò la mia squadra e tiferò quella. Poi ovviamente non è che se il Giappone esce mi taglio le vene, però tiferò Giappone, se dovesse vincere mi sentirei abbastanza fiero di averli tifati, visto che poi mi stanno simpatici dal 2010, quindi sono 8 anni, 3 mondiali. Comunque vorrei sapere se un commento qua sotto cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi piace, mi è piaciuto, dislike se mi ha fatto cagare. Vi ringrazio come sempre per la visione, buon shalala e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video.